Ben ritrovati in questo nuovo post partita particolare perché è una giornata un po' piovoso, andante. C'è questo Buduknost Breiðablik preliminari di Champions League che non potevo assolutamente perdermi. Una partita che si è giocata tra l'altro in casa degli islandesi, si è giocata a Kópavogur, con un Breiðablik che stravince 5-0. Siete arrivati a questo match dopo altri due incontri, perché qualche giorno fa il Buduknost ha eliminato l'Athletic Skaldes, formazione andorrana, credo si dica così, comunque dell'Andorra, 3-0, mentre il Breiðablik ha vinto 7-0 contro il Trepenne, formazione sammarinese, arrivando a questa finale che dà l'accesso agli ottavi dei preliminari che saranno lunghissimi, non quanto quelli di Conference, perché quelli sono 450.000 partite, però ecco, diciamo che quelli di Champions sono già tanti e Breiðablik, che quindi vincendo quest'oggi, tra l'altro stravincendo, ma adesso ne parliamo, andrà a giocarsi gli ottavi contro lo Shamrock Rovers, formazione irlandese. Match, devo dire, interessante, Irlanda-Islanda, che si incontrano. Comunque, devo dire che allora sono contento perché io, seguendo il campionato islandese, comunque tifavo assolutamente il Breiðablik, ma sono deluso dal Buduknost. Io mi aspettavo molto di più. Ci ho visto una squadra sulle gambe. Forse è una riflessione che ho fatto durante la partita. Forse il discorso è che il Buduknost ha finito il campionato un mese fa. Si è ritrovato a giocare la partita contro, vabbè, gli andorrani, che sono nettamente inferiori, quindi hanno vinto. Però oggi hanno affrontato una squadra valida, una squadra forte, una squadra più o meno sulla carta alla pari con loro, e quindi ne hanno pagato le conseguenze dal punto di vista fisico, perché ho visto un Buduknost sulle gambe che non riusciva a tenere le linee compatte. C'era delle praterie tra centrocampo e difesa. Il centrocampo non ha mai fatto filtro, mai mezza volta che ha fatto filtro. Secondo me può darsi che sia anche un discorso fisico, perché io non credo che ci siano 5 gol di differenza tra il Breiðablik e il Buduknost. No, almeno non penso, però sono contento, ripeto, perché tifavo, lo ammetto, gli islandesi. Un primo tempo stradominato fin dall'inizio, dove il Breiðablik riesce a indirizzare dopo 4 minuti la partita, palla persa a centrocampo, tra l'altro retropassaggio inguardabile, che permette quindi a Steindorsson, il numero 10, di trovare Einarsson, il numero 8, l'esterno destro, che incrocia e trova il gol del vantaggio. Dopo pochi minuti c'era anche un potenziale rigore revocato tramite VAR al Breiðablik, tutto sommato giusto perché il contatto c'è, però sicuramente è più il giocatore che si lascia andare. E poi nel giro di 10 minuti arrivano 3 gol che ammazzano la partita. Al 21esimo, bellissima azione sviluppata dagli islandesi, conclusa da un bel diagonale di Sigurdarson, che ha iniziato la stagione in maniera incredibile con una valanga di gol nel campionato islandese e anche in questi preliminari di Champions, 2-0 quindi per il Breiðablik, che poi realizzerà anche il terzo gol al 28esimo, palla persa da parte di Juričković al limite dell'area e da fuori a giro segna Eyjolfsson, un gol molto bello, 3-0. Poi 4 minuti dopo arriva il quarto gol, rimpallo che favorisce gli islandesi, ancora Sigurdarsson protagonista che imbuca per Gunnlaugsson, che da fuori trova il quarto gol. Tiro raso terra, bucato il portiere, 4-0. Gunnlaugsson, che tra l'altro è anche il perno di questo Breiðablik, che devo dire mi è piaciuto perché ha giocato palla terra, ha costruito delle buone trame di gioco, ripeto, contro una squadra che non si è però opposta perché non ha fatto filtro, non ha lottato, non è stata aggressiva. Ho visto un Buduknost sulle gambe, ripeto, forse il fatto che dal punto di vista fisico siano due squadre completamente agli antipodi, cioè il Breiðablik che gioca da 2 mesi il campionato ogni settimana, il Buduknost è da un mese che non giocava, quindi può essere anche questo, però
certamente un Breida Blick incisivo, cattivo sotto porta, cinico, e che ha strameritato poi il primo tempo di riuscire a passare con ben 4 gol di vantaggio. Sì, il Buducnost ha avuto comunque l'occasione con Sekulic sull'1-0 per riaprirla, un'occasione abbastanza così aleatoria, poi l'unica occasione che hanno avuto nell'arco dei 90 minuti, ma non l'hanno sfruttata e quindi si è rimasti sull'1-0. E poi il secondo tempo, dove il copione è lo stesso, sì, nei primi minuti i montenegrini cercano in qualche modo di provare, ma il dominio è sempre nelle mani degli islandesi, che poi prima reclamano un rigore che c'era grosso quanto come una casa, c'è il VAR e non lo si usa ancora una volta. La para, per carità, era Dakic, numero 35 del Buducnost, aveva il braccio sì attaccato al corpo, ma la parata, la palla entrava in porta se non lo prendeva. Il braccio può essere attaccato al corpo quanto volete, ma se la para, quindi quello è rigore. Perché un discorso è un tiro da fuori area che viene deviato, vabbè, ma lì la porta era vuota, non c'era il portiere, quindi lì la parata è rigore. Vabbè, comunque, a parte quello, arriva comunque il quinto gol con un giocatore che seguiamo, ovvero Svantorson, e quindi sono molto contento. Dispiace un po' per non aver visto dall'inizio Svantorson e Ilson, che sono due giocatori che seguiamo, però Svantorson entra e 2 minuti e fa gol, quindi bene così. Adesso sono curioso di vedere all'opera questo Breida Blik contro lo Shamrock, squadra che certamente ha un tasso tecnico elevato, credo e penso e spero anche maggiore rispetto al Buducnost, e sicuramente anche un tasso fisico superiore, perché in Irlanda vi ricordo che giocano così come anche in Islanda, quindi lì si vedrà molto anche il tasso tecnico, perché dal punto di vista fisico sono due squadre allo stesso livello, visto che entrambe stanno giocando o meglio, giocano ogni settimana. Quindi io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, Trio.